Assassin's Creed Origins. Ubisoft decide di fare una piccola pausa. Ora, che vi siano piaciuti Syndicate e Unity, sta di fatto che per Ubisoft quei due capitoli sono stati un vero flop. Sono stati criticati tantissimo, quindi è giunto il momento per Ubisoft di fermarsi, di prendersi del tempo e di tirar fuori qualcosa di più interessante. Esce così a distanza di 2 anni da Syndicate Assassin's Creed Origins. Questo capitolo porta un bel po' di novità, positive e negative. In generale possiamo dire che il titolo è valido, le novità sono piaciute, la storia è piaciuta, ma il grandissimo difetto di questo capitolo, che è uno alla fine possiamo dire, ma che pesa su tutto il gioco, sono i livelli. Eh sì, perché Assassin's Creed Origins possiamo dire che con questo capitolo diventa un GDR. E questo ovviamente non ha fatto felici tutti, soprattutto i vecchi fan, che si sono ritrovati un gioco estremamente cambiato rispetto al passato e dover giocare ad un Assassin's Creed che questa cosa non ce l'ha mai avuta, che non c'entra niente con Assassin's Creed. Ed è ovvio che non ti trovi bene a giocare a questa roba qui, perché non te l'aspetti. Perché non è l'Assassin's Creed con cui hai giocato nei capitoli precedenti. Ora, la storia è bella, i personaggi sono belli, la grafica è incredibile, siamo arrivati veramente a un livello di grafica pazzesco, soprattutto su PC, è meraviglioso. Il gameplay, volendo, sotto certi punti di vista è anche migliore rispetto al passato, perché ora abbiamo l'attacco pesante, l'attacco leggero, la difesa, lo scudo. Il cavallo finalmente è stato fatto bene, perché veramente io ricordo che in Assassin's Creed 3 era veramente un dito in culo. Qui finalmente anche questo è stato migliorato. Ripeto, Assassin's Creed Origins ha una buona base su tutto: storia, gameplay e grafica. Ma i livelli riescono incredibilmente a pesare su tutto. Questo perché? Perché i livelli non ti danno la possibilità di goderti la storia. Non puoi goderti la storia perché devi potenziarti. Se non ti potenzi, non puoi pretendere di proseguire, perché il livello dei nemici sarà talmente alto da metterti troppo in difficoltà. Quindi prima devi andarti a potenziare. Fai le missioni secondarie, che a questo punto non sono più secondarie se devi farle per forza per potenziarti, ma va bene. E poi dopo tutto questo sbattersi di potenziamenti, forse puoi proseguire. E questa è una cosa che devi fare per forza. Tu devi sempre avere questa cosa in testa, devi sempre progredire, devi sempre pensare a quello, se no non puoi andare avanti. E onestamente, davanti a una cosa del genere, impazzisco, perché se in Syndicate, come già detto, non era così pesante perché progredendo con la storia il livello aumentava, qui non è così. Qui ti devi sbattere. Ed è subito, fin dall'inizio, che parte il tutto, perché già la prima missione, o la seconda più o meno, il livello dei nemici è troppo alto e tu non puoi affrontarli. Forse in stealth puoi uccidere qualcuno con la lama celata. Se per esempio tiri una freccia a un nemico che non ti sta vedendo, non muore perché il livello è troppo alto, anche se gliela tiri in testa. E qui il gioco ti irrita, perché in Assassin's Creed lo stealth è sempre stata una componente importante. Uccidere un nemico che nel combattimento corpo a corpo magari era tosto da affrontare, ma che preso di sorpresa lo ammazzavi subito, qui no. Qui devi per forza avvicinarti alle spalle del nemico. E non sempre è possibile, perché ovviamente non tutte le situazioni permettono questo, quindi se non puoi farlo, non hai altra scelta. O li affronti nel corpo a corpo e se hai un buon livello riesci a affrontarli, oppure ti ammazzano e riuscire a vincere è impossibile. Se non è un buon livello è impossibile. E questo, ragazzi, pesa, pesa, nonostante il gioco sia bello, perché alla fine, tolto questo, il gioco è veramente bello. La storia è molto interessante, no? Perché noi giochiamo nei panni di questo Bayek, quest'uomo a cui viene ucciso il figlio da questi uomini che non sono ancora i templari, ma
o saranno poi, diciamo, in futuro. Qui vengono chiamati come l'Ordine degli Antichi, però questo capitolo, essendo le origini, appunto, ti mostrano come nascono gli assassini, come nascono i Templari. Quindi ci sta in questo capitolo che tutto quello visto negli altri capitoli viene un po' a mancare, perché queste sono le origini, perché questo ci mostra come nascono gli assassini, ed è interessante. Il gioco poi, essendo ambientato in Egitto, vivremo l'epoca di Cleopatra, soprattutto il periodo in cui verrà a contatto con Cesare, e vivremo anche la morte di Cesare, saremo proprio noi ad ucciderlo. Quindi interessante, interessante. L'ambientazione non mi fa impazzire, ma questo, vabbè, è molto personale, però è fatto bene, la storia è interessante, i personaggi sono interessanti. Sotto questo punto di vista il gioco ti prende. Ed è un peccato che abbiano puntato a voler creare un gioco strutturato in questa maniera. Un gioco che dopo Syndicate si presenta bene, ma porca miseria, sono riusciti con una cosa a rovinarti l'intera esperienza. Una cosa che non è che ti rovina tutta l'esperienza al 100%, ma se senza probabilmente a questo gioco, che ne so, avrei dato un 8, con i livelli gli devo dare un 6. Però comunque, per quanto riguarda la storia, bello, mi è piaciuto, soprattutto il finale, quando si crea, diciamo, la confraternita, quando effettivamente inizia a crearsi il credo, quando nasce il simbolo degli assassini grazie al teschio di un'aquila che, facendolo cadere, crea il famoso simbolo. Queste sono cose veramente molto 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 belle, e si può dire lo stesso anche del comparto sonoro, che qui finalmente, io ero da un po' di tempo che non facevo forse tanto caso alle musiche. Qui invece veramente complimenti alla cara Sara, se non sbaglio, che si è occupata di, insomma, delle musiche, della colonna sonora del gioco. Bello, 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 bello. Ah, e ovviamente non poteva mancare un commentino sul parkour, che qui, data l'ambientazione, viene un po' meno, onestamente non posso dire il contrario. L'ambientazione, gli edifici non permettono chissà che cosa. Qui addirittura non c'è neanche il salto della fede, tanto per dire, quindi. Però vabbè, diciamo che il parkour stavolta è l'ultimo dei difetti. E ovviamente dobbiamo spendere anche qualche parolina sul presente. Qui finalmente tolgono di mezzo almeno quella merda di personaggio in prima persona e ne mettono una in terza. Ci sono voluti un po' di capitoli per farlo capire a Ubisoft, però almeno ce l'ha fatta. Abbiamo questa Layla, che ce la mostrano già in azione con questo Animus portatile, grazie alla quale lei può entrare nei ricordi anche di quei personaggi che non sono suoi antenati, rispetto, insomma, a come faceva Desmond. Personaggio non incredibilmente interessante, anche qui secondo me il presente è un po' un contorno. Io ormai, come già detto, rispetto a Desmond, secondo me lì era più importante, invece ormai adesso è diventata una cosa molto secondaria, troppo secondaria. Però onestamente, già che in terza persona c'è un personaggio che ha un po' di personalità, anche se non è niente di che, già molto meglio rispetto a quella cagata in prima persona. Tra l'altro qui comparirà anche il padre di Desmond, che come sempre compare un po' a cazzo di cane, però vabbè, almeno rivediamo una faccia amichevole dei vecchi tempi. Io a questo punto vi invito a voi a dire la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi se vi è piaciuto, ditemi se anche voi i livelli sono qualcosa che togliereste da Assassin's Creed e che non sono necessari, perché Assassin's Creed, ripeto, non nasce così ed è un'aggiunta che ancora non ho capito a che cazzo serve. Io, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale e noi ci vediamo con il prossimo video di Assassin's Creed, che sarà Odyssey, senza Assassin's Creed. Vabbè, poi ne parleremo. Un saluto a tutti, al prossimo video.